Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Ah, nel frattempo che cominciamo vi porto i saluti da parte di Jean, che è partita per un viaggio e sarà con noi di nuovo il giorno di Pasqua, e già è andata ad accompagnarla. Allora, come vedete, stiamo parlando sempre di tempeste. Abbiamo affrontato la settimana scorsa una tempesta particolare e vediamo oggi un altro tipo di tempesta. Nella vita di ciascun uomo e di ciascuna donna, qualsiasi persona al mondo, che sia credente o che sia non credente, talvolta arrivano delle tempeste sotto forma di varie cose che accadono nelle nostre vite, che possono essere dei periodi lunghi o dei periodi brevi, e dove ci sentiamo sopraffatti dagli eventi, cose che non riusciamo a controllare e che non possiamo nemmeno allontanare da noi. La settimana scorsa abbiamo visto un tipo di tempesta particolare, dove, vi ricordate, Gesù era nella barca e avevamo detto che se tu hai Gesù nella tua barca, la tua barca non potrà affondare. Qualsiasi cosa accada, la barca non potrà affondare. Però c'è un'altra tempesta descritta nei Vangeli. Allora, questa tempesta che abbiamo visto la settimana scorsa è al capitolo 4 di Marco. Al capitolo 6 di Marco, per cui c'è una seconda tempesta, è una tempesta un po' differente e è presente in due Vangeli, nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo. Noi, per avere l'informazione completa, vedremo un pochino tutte e due saltando un po' qua e là. Allora, cominciamo a leggere la storia di questa tempesta. Spigne. Oggi abbiamo l'esordio al desk di Alessandro. Allora, Marco 6, da 46 a 50, dice così. Dopo aver salutato la gente, Gesù salì sulla collina a pregare. Quando scese la notte, i discepoli si trovavano in mezzo al lago, mentre Gesù era rimasto a terra. Egli si accorse che i discepoli erano in difficoltà, infatti remavano a fatica per il vento contrario. Verso le 4 di mattina Gesù avanzò verso di loro, camminando sul lago. Stava per oltrepassarli quando, sporgendo, i discepoli cominciarono ad urlare di paura, perché lo avevano scambiato per un fantasma. Infatti tutti quanti lo avevano visto e si erano spaventati, ma Gesù si fece subito riconoscere dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Prossima. Questo era il Vangelo di Marco. Poi nel Vangelo di Matteo lo leggiamo. Allora Pietro lo chiamò: Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te camminando sull'acqua. Vieni, disse il Signore. Pietro allora scese dalla barca e cominciò a camminare sull'acqua, dirigendosi verso Gesù. Ma vedendo la tempesta, ebbe paura e cominciò ad affondare. Salvami, Signore, gridò. Gesù stese la mano e lo afferrò. O uomo di poca fede, gli disse, perché hai dubitato? Appena furono risaliti in barca, il vento cessò. A quel punto, gli altri che erano nella barca si inginocchiarono davanti a Gesù, esclamando, tu sei davvero il figlio di Dio. Il Signore aggiunga le benedizioni della sua grazia alla sua parola. Anche questa volta cercheremo di scoprire quali sono le implicazioni, le applicazioni per la nostra vita e come poter applicare questi episodi e le tempeste che vengono nella nostra vita. E vedremo che ci sono 8 fasi in questo racconto. Non vi preoccupate, oggi ne facciamo 4. Ok, e ci fermiamo soltanto sul brano di Marco. La prima fase è questa qua. Vento contrario. Il versetto dice: egli si accorse che i discepoli erano in difficoltà, infatti remavano a fatica per il vento contrario. Allora, la prima cosa, prima che mi dimentichi, una cosa sostanziale. Avete notato una differenza tra la tempesta di Marco 4 e la tempesta di Marco 6?
una cosa sostanziale. Sostanziale da parte di Gesù, da parte di Cielo, quasi. In Marco 4 Gesù era nella barca. In Marco 6 Gesù non c'è nella barca. In Marco 4 Gesù stava dormendo all'interno della barca. Marco 6 Gesù era dove era? Sul monte a pregare. Per cui i discepoli erano soli, erano lì e è per questo che ci sono due fasi in più, perché per portare salvezza Gesù doveva arrivare nella barca dei discepoli per portare la calma, ma questo lo vedremo la prossima settimana. Allora, la volta scorsa abbiamo visto un episodio dove i discepoli stavano accompagnando Gesù durante una evangelizzazione. Vi ricordate? Gesù aveva predicato alle folle, a un certo punto gli aveva detto ok, passiamo all'altra riva perché c'è una tanta persona. Questa volta non è questo il contesto, perché l'episodio avviene proprio dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, però Gesù non stava predicando, infatti è andato via. Che cosa ci facevano al centro del lago di notte gli apostoli? Semplicemente andavano per mare di notte perché era il loro lavoro, erano pescatori, non avevano opzioni, c'era esclusivamente la capacità di la necessità di mangiare. Ora, avendo fatto molti di loro, avendo seguito Gesù, avevano lasciato il loro lavoro, però comunque qualche cosa dentro la pancia dovevano mettere, per cui dovevano pescare perché ne andava della loro vita, del loro cibo. Stavano facendo quello che, sbagliando, noi chiamiamo lavoro secolare. Noi spesso, noi credenti, diciamo allora, io questo è il mio lavoro per il Signore, quando mi chiedono, dice tu che cosa fai? Io sono commerciante. Dici sì, però quello è il tuo lavoro secolare, ma cosa fai nella chiesa? Questa è la domanda sbagliata di dire, perché noi crediamo che la vita dei credenti sia fatta a compartimenti stagni, no? Allora, questa è la mia famiglia, questi sono i miei amici, questo è il mio lavoro secolare, questo è il mio lavoro, il mio rapporto con Gesù, questa è la mia fede. Più di una volta ho detto che la vita dei credenti, di un credente, non è e Gesù, che cosa intendo? Non è il mio lavoro e Gesù, la mia famiglia e Gesù, i miei amici e Gesù. La vita di un credente deve essere Gesù e Gesù e la mia famiglia, Gesù e il mio lavoro, Gesù e i miei amici, Gesù e la mia fede. Gesù deve essere al centro di ogni attività, di tutto quello che un credente fa, deve iniziare con Gesù, deve essere basato su Gesù, deve ruotare attorno a Gesù e deve avere come fine la testimonianza di Gesù e la gloria di Dio. Questo lo ripeto. Tutto quello che deve fare, che fa nella vita un credente, deve iniziare con Gesù, deve essere basato su Gesù, deve ruotare attorno a Gesù, deve tendere a testimoniare Gesù agli altri per la gloria di Dio. Perché vi dico questo? Perché spesso, sapete che cosa succede? Che quando lavoriamo per Gesù ci sembra abbastanza normale avere le tempeste, perché diciamo, vabbè, chiaro, Satana mi sta opponendo perché sto lavorando per Gesù, però ci aspettiamo di meno che Satana si intervenga quando lavoriamo, quando facciamo il nostro lavoro secolare. Prendiamolo così, questa parola. Perché? Perché diciamo, vabbè, che c'entra Satana con il lavoro secolare? Non troverò grossi, non è che è molto interessato al fatto che io lavori più bene o più male, sapete? L'ambizione più grande di Satana è quella di friggere i credenti
non soltanto quando stanno facendo il lavoro di Gesù, quando stanno testimoniando Gesù, ma in ogni momento della vita, lavorando costantemente perché al credente gli vada tutto quanto va. Sapete, io penso che quando Gesù diceva nel mondo avrete tribolazioni, Giovanni 16:33, Gesù diceva nel mondo avrete tribolazioni, non stava pensando soltanto alla vita della gente, ma stava pensando a tutto. E noi passiamo più tempo al lavoro che quello che passiamo in chiesa o pregare. Per cui Gesù diceva, voi avete problemi sempre. Ma poi aggiungiamo, ma fatemi coraggio, io ho vinto. Ti sei mai sentito solo? Ti sei mai sentita sola davanti a un problema di lavoro che hai detto, oh, e mo dove metto le mani? Ti do una buona notizia, è una buona notizia, non sei mai stato solo, non sei mai stata solo. Guarda la prima parte del versetto, mi torno indietro un attimo, ancora una dietro. Dopo aver salutato la gente, Gesù salì sulla collina a pregare. Gesù stava pregando. Secondo voi che cosa avrà pregato Gesù? E per chi avrà pregato? Paolo afferma che Gesù è alla destra del Padre e intercede per i credenti, intercede per noi. E Gesù stesso dice in Giovanni, capitolo 16, capitolo 17, versetto 9, io prego per loro, i discepoli, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono buoni. Gesù stava pregando probabilmente anche per le persone che erano lì in mezzo al lago. Sai, Gesù può sembrare disinteressato. Può sembrare che non si interessi alla comunità di tutti i giorni, non lo è mai disinteressato. È probabile che Gesù stesse proprio pregando per i suoi discepoli. Ma Gesù fa un'altra cosa, non prega soltanto per te, non è solo che prega per te. Gesù, l'abbiamo detto più di una volta, non ha amore per te. Gesù non ha amore per te. Gesù è amore. Gesù non ha amore, Gesù è la fonte dell'amore, Gesù è amore. E l'amore, l'ennesima volta mi dico, che non è un sentimento. Ah, io ho amore. No, Gesù è amore, Gesù è un'azione. L'amore è un'azione, non è un sentimento. Infatti Gesù ha fatto l'azione. Andiamo avanti. Fase 2, va avanti. Fase 2. Gesù avanzò, Gesù agisce in amore. Verso le 4 di mattina Gesù avanzò verso di loro camminando sull'acqua. Gesù vede la difficoltà delle persone, vede la difficoltà dei discepoli e decide di intervenire, scende dal monte dove sta pregando, ma non lo fa come l'ha fatto la volta precedente in Marco 4. Abbiamo detto più volte che Dio non fa mai due cose uguali. Dio non fa mai, a Dio piace la varietà e a Dio piace fare le cose in maniera ogni volta differente. E a Gesù anche. A Gesù è la stessa cosa. Gesù fa sempre le cose in maniera differente, non fa mai due cose uguali. Vi ricordate che come aveva fatto la volta scorsa in Marco 4? Che cosa aveva fatto? Si era svegliato e la prima cosa che aveva fatto era sgridava il vento, aveva calmato il vento. La prima cosa che ha fatto cessare il motivo del problema per i suoi discepoli. Anche stavolta avrebbe potuto benissimo fare la stessa cosa. Dalla montagna diceva, oh, zitto, vento, calmati, onde. Invece no. Perché? Dove sta la differenza tra la volta scorsa e la volta scorsa? C'è una differenza sostanziale, l'abbiamo detto all'inizio, che Gesù non è nella barca. Gesù ancora non è nella barca.
Gesù può intervenire a distanza nella tua vita. Gesù può far cessare la tempesta nella tua vita. Ma lui piuttosto vuole avere un rapporto diretto con te. Preferisce in un certo modo, Gesù preferisce arrivare vicino abbastanza a te affinché tu possa vederlo, possa toccarlo, possa parlargli. Gesù non vuole risolvere i tuoi problemi a distanza, ma vuole essere coinvolto nella tua vita. Vuole essere coinvolto nella tua vita, vuole toccare la tua vita, vuole trasformare la tua vita. In una parola, Gesù vuole entrare nella tua barca. Vuole entrare nella barca. Qual era la cosa che spaventava in quel momento i discepoli? Da che cosa erano spaventati? Domanda. Per che cosa erano spaventati? Vento? Il vento non si vede. Il vento non si vede, il vento. Che cos'erano? Era l'effetto del vento. L'effetto del vento sono le onde. Spesso quello che ci spaventano non sono i problemi, ma l'effetto dei problemi sulla nostra vita. Non mi spaventa il fatto di perdere il lavoro, ma mi spaventa l'effetto che ha sulla mia vita, ovvero che io non avrò di che dare cibo ai miei figli. Non mi spaventa il tumore, ma mi spaventa l'effetto che ha il tumore sulla mia vita, il male per me e il dolore che darò ai miei familiari vedendo che sono ammalati. Non mi spaventa la morte di un amico credente, che so che andrà con Gesù, ma mi spaventa l'effetto che avrà sulla mia vita, la mia mancanza con lui per un tempo. Gesù decide di intervenire a modo suo, anche stavolta, e si preoccupa delle paure dei discepoli. E lo fa in una maniera che non servirà soltanto questa volta. Gesù non gli dà una soluzione immediata, non gli dà una pasticca per il mal di testa, ma gli dà un qualche cosa che loro potranno portarsi insieme a loro per tutta quanta la loro vita. Gesù dice, che cosa? Guardate. La fonte della vostra paura, le onde, diventano un posto dove si può camminare. Le onde li spaventano? Io ci cammino sopra. Io sono il Signore delle onde. Gesù ha detto più di una volta nella parola, nei Vangeli, che quello che stava facendo erano esempi che voleva dare ai credenti perché gli altri, coloro che avrebbero creduto in lui, avrebbero fatto quello che lui faceva e molto di più. Mi dai la prossima slide? Giovanni 13:15. Io ho dato un esempio da seguire, fate come me. E Giovanni 14:12. In tutta sincerità vi dico che chi più di me farà le stesse opere che faccio io, anzi ne farà di più grandi ancora. Quello che è stata la vita di Gesù è stato un esempio, così che noi possiamo praticare. Se sei spaventato, se sei spaventata dall'effetto che il vento della vita ha sulla tua vita attuale, quello di cui hai bisogno non è di una soluzione momentanea, ma di seguire un esempio che Gesù ha fatto per tutta quanta la tua vita. Fare quello che lui ha fatto, replicare quello che lui ha insegnato. E dove troviamo le istruzioni? Dove troviamo gli esempi di quello che Gesù ha fatto? Troviamo qua dentro. Qua dentro ci sono gli esempi, qua dentro ci sono le istruzioni, qua dentro ci sono le cose che Gesù ha fatto e che vuole che noi facciamo. Che cosa significa questo? Se tu sei spaventato, se tu sei spaventata dal vento della vita, dagli effetti della tempesta, quello che devi fare è leggi la Bibbia, nutriti della Bibbia, assaporala, mettila dentro di te, memorizza la Bibbia, rendila una parte della tua vita quotidiana, falla entrare come cosa prioritaria nella tua vita, perché questa è la fonte della causa della tua vita.
dato. Fase 3 esplorare. Urlare di paura. Urlare di paura. Stava per oltrepassarli quando, scorgendo i discepoli, cominciarono ad urlare di paura perché lo avevano scappato con un fantasma. Ora, prima cosa, da qui sappiamo che gli apostoli credevano ai fantasmi. Ma seconda cosa, una strano effetto, vero? Andano di spavento vedendo Gesù. Cosa strana? Invece di essere confortati da Gesù, di dire oh, è arrivato Gesù, invece di dire meno male, adesso ci pensa Gesù a far cessare la tempesta come l'altra volta, no, che fanno? I discepoli urlano, sono spaventati. Eppure credetemi, questa non è una cosa strana, eh? L'effetto che fa l'arrivo di Gesù è abbastanza frequente tra i credenti, perché sapete, noi invochiamo Gesù nella nostra vita, oh Gesù vieni nella mia vita, cambia la mia vita, oh Gesù io ti prego arriva perché ho questo problema, arriva nella mia vita. Poi Gesù arriva, ci chiede di fare delle cose e noi ci spaventiamo, ci dice che dobbiamo fare o smettere di fare qualche cosa e noi siamo spaventati all'effetto di quel fare o smettere di fare qualche cosa sulla nostra vita. Urliamo, dicendo, ma come? Devo andare via da questo lavoro? Ma no, Gesù, ma come faccio? Ma non ce la farò. Se Gesù ti chiede di andare via da quel lavoro, lo devi mettere. Poi parleremo in futuro di come capire se Gesù ti dice una cosa specificatamente. Stai tranquillo, è lui che comprerà. La prossima settimana ritorneremo su questo, ma per il momento vi basti sapere che Gesù non vuole spaventarci, ma vuole cambiarci. Gesù non, quando arriva Gesù, non vuole spaventarci, ma vuole cambiarci. Gesù conosce i nostri limiti, Gesù sa come siamo fatti. Gesù è venuto, è stato uomo proprio per sperimentare lui stesso cosa significa stare nel corpo di un uomo. E lui sa e non ci chiederà mai qualche cosa, di fare qualche cosa che è oltre le nostre possibilità. Vedi la prossima slide. Filippesi 4, versetto 12. Questo è Paolo che parla. Paolo dice, so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E sta parlando di Gesù. Sta parlando di Gesù. Paolo non stava parlando degli eventi di chiesa, qui, ma stava parlando della sua vita di tutti i giorni, la sua vita reale. Diceva che la forza di stare a pancia piena o a pancia vuota gli era data da Gesù e che quella forza non era la sua ma era quella di Gesù. Io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica. La forza da dove viene? Da Paolo? Viene da Gesù che la dà Paolo. Se Gesù ti sta chiedendo di fare qualche cosa o di smettere di fare qualche cosa e tu hai paura, sappi che sei in buona compagnia, almeno questo, sappi che sei in buona compagnia. Gli apostoli erano lì e urlavano, almeno tu sei uguale agli apostoli. Sappi che lui ti darà la forza per portare a termine ciò che ti chiede di fare. Lo sa che ti serve la forza, perché non lo farai tramite la tua debolezza, ma tramite la sua potenza. Più di una volta è detto nella parola che quello che fanno i credenti è l'effetto di dimostrare che non è la potenza del credente ma la gloria e la potenza di Dio. È questa la funzione, di testimoniare che tu puoi ogni cosa in che? Nella tua potenza? No, in Cristo che fortifica. Quarta fase. Coraggio, sono io. Versetto 50. Infatti tutti quanti lo avevano visto e si erano spaventati, ma Gesù si fece subito riconoscere dicendo coraggio, sono io, non abbiate paura. Ritornando alla
precedente tempesta, vi ricordate che cosa aveva fatto per prima cosa Gesù? Abbiamo detto poco fa. Aveva rimosso la paura, il motivo della paura, no? Aveva sgridato il vento e aveva calmato le acque. E solo dopo aveva confortato i discepoli. Prima aveva rimosso il problema dei discepoli e poi gli aveva detto: ma che veramente vi avete spaventato? Questa volta invece che fa come prima cosa? Conforta i discepoli. Le onde sono ancora lì, il mare è ancora grosso, il vento c'è e le onde pure. Perché? Perché fa così? La volta scorsa ho detto, sembra quasi che mi stia smettendo, no? Perché ho detto che quando Gesù viene, quando Gesù arriva, lo vedi, non lo senti. Avevamo detto che quando Gesù arriva nella tua vita tu vedi gli effetti dell'arrivare, non è che lo senti nel cuore, così è arrivato Gesù, no, tu vedi Gesù che interviene. Secondo me c'è una differenza sostanziale. Perché? Perché Gesù ancora non è nella barca, ancora non è presente con gli discepoli, è ancora fuori della barca. Gesù sa che la tua paura, le paure che hai, possono essere un limite dall'accettare Gesù, da farlo entrare nella tua vita, da farlo arrivare nella tua barca. Perché quando sei troppo spaventato, sei concentrato sulla paura, non hai tempo di far entrare Gesù nella tua barca. Sarai paralizzato e sceglierai di non farlo salire. Quando invece la cosa che ti serve di più è Gesù che entra nella tua vita, che entra nella tua barca. Non è far cessare le onde. La prospettiva non è quella di darti conforto, ma è di darti una vita nuova. C.S. Lewis, che è uno scrittore famoso, quello delle cronache di Narnia, ha detto così. C.S. Lewis. C.S. Lewis ha detto così. Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra conoscenza, ma urla nelle nostre pene. Urla nelle nostre pene. È il suo megafono per risvegliare un mondo sordo. Un altro modo di dire questa frase è: Dio sussurra nel vento, ma urla nella tempesta. Dio sussurra nel vento, ma quando c'è la tempesta, urla, perché vuole che lui sappia che tu sappia che lui è lì. Gesù sa che per arrivare da te devi andare oltre il rumore della tempesta per far cessare le tue paure. Giovanni dice, in prima Giovanni capitolo 4 versetto 18 dice: nell'amore non c'è posto per la paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo e non è perfetto nell'amore. L'amore perfetto caccia via la paura. Gesù, quando arriva, è l'amore perfetto, perché Gesù non ha amore, Gesù è amore. E la prima cosa che fa Gesù nella tua vita quando sei spaventato è cacciare via la paura e confortarti. In conclusione, se hai una tempesta nella tua vita, in che fase sei? In quale fase sei? Sei nella fase vento contrario? Ciò che fai nella tua vita, ciò che ti accade, non solo quella della fede, è rallentata da qualche cosa che spinge contro e tu remi contro vento e la tua barca è sempre lì, anzi piuttosto va verso la tempesta e non hai nessuna speranza perché stai remando contro corrente. Sappi che Gesù è lì. Gesù, sappi che ti guarda, che è attento, che vede il tuo sforzo disperato, non è disinteressato. Non credere per un solo istante che Gesù abbia cessato di guardare, che si sia voltato dall'altra parte, non lo credere. Questa è la bugia di Satana. Gesù è sempre interessato. Satana vuol farti capire che Gesù non gliene frega niente della tua situazione, mentre Gesù è sul monte che prega per te, guarda la situazione dall'alto, vede i tuoi problemi e sta per intervenire. Forse sei già nella fase Gesù avanzò. Lui si sta muovendo verso di te, verso la tua vita. È tempo di
di reagire. È tempo di reagire a quello che sta succedendo nella tua vita. È tempo di conoscere la sua volontà. È tempo di immergersi nella Bibbia, o di ritornare a immergersi nella Bibbia, di sapere la sua volontà, di chiedere la sua volontà in preghiera. Leggi, prega, chiede. Forse ti ho già detto, forse lui ti ha già detto cosa devi fare. Ti sta persuadendo da fare qualche cosa o di smettere di fare qualche cosa. Lui sa che cosa è il meglio per te, lui sa che cosa è meglio per te. E mi auguro sinceramente che tu possa evitare la fase urlare di paura. E quella è una fase brutta. Perché urlare di paura significa che tu stai lottando contro i provvedimenti che il Signore vuole per te, che sono proprio di morte. Abbi fiducia, con Lui tutto è possibile, anche le cose impossibili diventano possibili. E posso assicurarti che arriverà, forse è già arrivata per te, la fase del coraggio, sono io. Se c'è Gesù nella tua barca, se Gesù è entrato nella tua barca, il mare ormai è calmo. Se così non fosse, se ancora il coraggio sono io non è arrivato, ti chiedo di agire oggi, di agire adesso, questa mattina stessa. Forse devi invitarlo nella tua barca per la prima volta, forse devi invitarlo ad entrare a bordo per la prima volta, oppure devi invitarlo di nuovo a bordo nella tua vita, perché nella tua vita di credente, dove l'hai fatto entrare Gesù un po' di tempo fa, durante il tragitto Gesù l'ha lasciato in qualche porto da una parte, perché era troppo ingombrante. Perché forse pensavi che avresti fatto a meno, forse perché semplicemente ti sei dimenticato e l'hai lasciato lì e Gesù non è più sulla tua barca tutti i giorni. Sia nell'uno che nell'altro caso voglio lasciarti con l'ultimo versetto, mi dai il prossimo. E questo sarà il versetto con cui cominceremo la prossima volta. Matteo 14:28-29. Allora Pietro lo chiamò: Signore, tu, se sei davvero tu, dimmi di venire a te camminando sull'acqua. Vieni, disse il Signore. Il Signore vuole vederti camminare sull'acqua. Il Signore vuole vederti camminare sull'acqua. Vuole vederti dominare le onde. Vuole vederti sconfiggere le paure. Vuole vederti dominare sugli eventi della tua vita. Perché assieme a Lui le onde non fanno paura. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie della tua parola. Grazie che sei presente nella vita dei credenti, nella mia vita. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa, se tu vuoi far entrare nella barca o ritornare a far entrare nella barca a Gesù, nella barca della tua vita a Gesù, prega assieme a me queste cose nel tuo. Signore, io so che il vento contrario arriva nella mia vita, ma io mi fido, perché ho fede in te, perché so che tu stai guardando e stai vedendo la mia fatica, il mio remare contro la vita. E so che tu sei interessato, tu vuoi agire, tu vuoi avanzare verso di me, tu vuoi arrivare e vuoi coinvolgerti con la mia vita. E Signore, io non avrò paura. Io voglio prendere modello da te, voglio prendere gli esempi da te, voglio conoscere di più la tua volontà su me. Ti prometto, Signore Gesù, che leggerò la tua parola, la Bibbia, tutti i giorni. La farò una parte centrale della mia vita, perché voglio apprendere, perché l'amore so che scaccia la paura. E so che tu sarai al mio fianco e che in te tutte le cose sono possibili, perché tu hai la potenza. Non la mia debolezza, ma in te io posso qualsiasi cosa, perché sei tu che mi fai. Tutto questo io te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.